buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con la crisi di governo, perché non è bastata l'apertura del Premier Giuseppe Conte a un patto di legislatura, perché il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha convocato un'apposita conferenza stampa nella quale ha annunciato le dimissioni delle ministre Bonetti e Bellanova, aprendo in pratica quella che è la crisi del governo per il Conte bis. Si apre anche comunque questa crisi in modo inatteso, quando sembravano esserci degli spiragli per poter siglare la pace. Alla fine il Premier ha accettato il passo indietro di Bellanova e Bonetti, e sul punto ascoltiamo proprio le parole in un breve estratto di conferenza stampa di Matteo Renzi. La crisi politica non è aperta da Italia Viva, la crisi politica è aperta da mesi, e il salto di qualità che abbiamo chiesto non l'ha chiesto Italia Viva, l'hanno chiesto altre forze politiche, dicendo: guardiamoci negli occhi, mettiamoci insieme e risolviamo le questioni aperte. Sulla sanità, sulla pandemia, ma anche sulle infrastrutture, sul lavoro, sulle esigenze dei giovani, sulla scuola, sulla cultura, sull'università. Noi abbiamo detto: risolviamo i problemi che sono aperti. Questa è la politica. Pensare di risolverli con un tweet, con un post, con una storia su Instagram è populismo. E la politica richiede il rispetto delle regole, delle forme democratiche, delle liturgie della democrazia. Si dice: ma c'è la pandemia. Proprio perché c'è la pandemia occorre rispettare le regole democratiche. Perché se durante la pandemia non rispetti le regole democratiche, durante la crisi non rispetti le regole democratiche, allora la democrazia non serve più a niente. Questo è il punto fondamentale. Noi non giochiamo con le istituzioni. La democrazia non è un reality show dove si fanno le veline, ma se ci sono dei problemi si affrontano ai tavoli della politica, in Parlamento, nelle sedi delle istituzioni. Questo prevede la nostra Costituzione, che non è una storia su Instagram. Alla luce di questo, nell'affermare la fiducia incrollabile nel Presidente della Repubblica, nella sua persona e nel ruolo istituzionale che ricopre, l'arbitro garante delle regole, noi pensiamo che si debbano affrontare i tre punti cardine che le ministre e il sottosegretario hanno scritto al Presidente del Consiglio. Intanto, nonostante la crisi, prosegue incessante il lavoro dell'esecutivo per fronteggiare la pandemia da coronavirus. Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella serata di ieri il nuovo decreto legge con le misure per il contrasto al Covid. Il decreto proroga anche quello che è lo stato di emergenza fino al prossimo 30 di aprile, come era già stato anticipato dal Ministro della Salute Roberto Speranza al Parlamento. Mentre la campagna vaccinale contro il Covid si avvicina al primo milione di immunizzati e si appresta ad essere intensificata con l'arrivo di altre dosi di vaccini, il Ministro della Salute Speranza ha lanciato in Parlamento un appello all'unità, rivolgendosi sia alla maggioranza sia all'opposizione. Il virus, ha detto il capo di gabinetto, ha i mesi contati con la vaccinazione, ma non è stato ancora vinto e c'è bisogno di unità per affrontare questa emergenza. Intanto metà Italia potrebbe finire dalla prossima domenica nelle due fasce più a rischio per quanto riguarda la pandemia. Sono 9 le regioni che rischiano la zona arancione e 3 il rosso, ovvero Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia. Intanto nel decreto che verrà pubblicato il prossimo 16 è stato previsto il divieto di spostamento tra le regioni, seppure in fascia gialla, fino al prossimo 15 di febbraio. Invece musei aperti in zona gialla, questa è l'ipotesi su cui sta lavorando il governo, secondo quanto annunciato dal ministro dei beni culturali Dario Franceschini intervenendo al convegno More Museum organizzato dall'assessorato alla cultura del comune di Firenze. Nel DPCM, ha detto il ministro, proporrò che i musei riaprano almeno nei giorni feriali, è un primo passo, un segno di riapertura per tornare in maniera graduale alla normalità.
Bollettino Covid, sono 15.774 i nuovi positivi al tampone molecolare su tutto il paese nelle ultime 24 ore, secondo quanto diramato dalla Protezione Civile Nazionale. Si registrano altresì 507 deceduti che portano il totale a 80.326 vittime dall'inizio del periodo pandemico. Sono stati eseguiti 175.429 tamponi e c'è una diminuzione dei soggetti ricoverati in terapia intensiva di 57 unità, al momento ne sono ricoverati 2.579. Arrivato il bollettino anche in Campania con la nota dell'unità di crisi che prevede 1.098 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, di cui 81 persone sintomatiche. I tamponi sono stati 14.742, i deceduti 48, di cui 15 nelle ultime 48 ore e 33 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nella giornata di ieri, per un totale di deceduti in regione di 3.257 persone. I guariti sono stati 1.379. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva ne sono occupati 106, mentre invece per quanto riguarda la degenza ordinaria tra posti privati e pubblici messi a disposizione dalla regione, su 3.160 posti letto ne sono occupati 1.405. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l'aeroporto di Capodichino, ha arrestato due cittadini africani che trasportavano oltre 11 kg di droga nascosti all'interno dei bagagli da stiva. I due corrieri, un 45enne e un 23enne, sono giunti a Napoli con un volo proveniente da Parigi e stavano quasi per lasciare l'aeroporto quando sono stati fermati e sottoposti al controllo prima di allontanarsi dalla sala arrivi. In particolare, gli addetti ai controlli, che non sono stati per nulla convinti dalle spiegazioni fornite e insospettiti da ulteriori segnali, hanno controllato i bagagli dei due soggetti, rinvenendo ben 569 ovuli contenenti cocaina per un peso di 8,3 kg e 3,1 kg di oppio all'interno di alcune bottiglie e confezione per l'igiene intimo personale, che erano pronti per essere distribuiti nelle piazze di spaccio della Campania. La purezza del quantitativo di droga sequestrata avrebbe consentito alle organizzazioni criminali di immettere circa 300.000 dosi di droga per un guadagno complessivo di oltre 2 milioni di euro. Restiamo in provincia perché si erano impossessati in maniera illecita di una porzione di terreno e avevano impiantato una coltivazione di cannabis che era anche protetta da un apposito sistema di videosorveglianza. A scoprire l'attività illecita portata avanti nella zona di Bosco Reale, i carabinieri locali, grazie ad indagini che sono partite lo scorso mese di luglio. Nella giornata odierna la svolta, quando i militari di Bosco Reale hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura Oplontina nei confronti di 5 persone, di cui 3 finite nel carcere di Poggio Reale e 2 che sono state invece poste agli arresti domiciliari. Sono tutti accusati a vario titolo, nonché in concorso tra di loro, di coltivazione e detenzione illecita di stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. Secondo quanto emerso dalle indagini, 5 si erano illecitamente impossessati di una zona di periferia dove avevano impiantato appunto questa coltivazione e gli indagati a turno provvedevano alla cura e al monitoraggio della piantagione, che veniva anche presidiata da telecamere di videosorveglianza che erano alimentate attraverso un allaccio abusivo alla rete elettrica. Nonostante le dovute cautele dei 5, i carabinieri sono riusciti a monitorare l'area con delle telecamere nascoste, andando ad identificare in modo progressivo tutti i componenti della banda illecita. Sono state anche sequestrate 107 piante di marijuana. Il noto DJ casertano Joseph Capriati, coinvolto in una lite familiare e ricoverato
in ospedale ha voluto pubblicare un messaggio sulle proprie pagine social. Sono vivo e grazie a Dio posso raccontarlo, ha scritto il DJ. Ringrazio dal profondo del mio cuore tutti voi, parenti, amici, conoscenti e tantissimi DJ e promoter che mi hanno mostrato un così grande affetto in questi giorni. Sono commosso e non sono ancora riuscito a leggere tutti i messaggi, ma lo farò quando mi sentirò un po' meglio. Non avevo nemmeno la forza di parlare, ma hanno detto i medici che il peggio è ormai alle spalle. Chiedo una sola cosa, ha detto Capriati, rispetto nei confronti di mio padre e della mia famiglia, perché nessuno di voi ha il potere o il dovere di giudicare quanto è accaduto. I drammi familiari sono all'ordine del giorno, ma io perdono mio padre, ha detto Capriati, per il folle gesto e prego per lui. Adesso è fondamentale guarire. Sono 155 i nuovi positivi al coronavirus in tutta la provincia di Caserta, secondo quello che è l'ultimo bollettino diramato dall'azienda sanitaria locale di Terra di Lavoro. Come potete vedere dalla grafica, ci sono stati 2010 tamponi per un tasso di incidenza del 7,7%, in leggero calo rispetto alle 24 ore precedenti. Ci sono anche 171 guariti che portano una diminuzione di 28 attualmente positivi in provincia, ma aumentano ancora i deceduti con 12 nelle ultime 24 ore. I comuni che fanno segnare il maggior numero di casi attivi sono Maddaloni con 240, poi Caserta con 204, Marcianise con 189 e Mondragone con 175. Chiudiamo con il calcio. È vincente l'esordio del Napoli in Coppa Italia. La compagine partenopea ha battuto l'Empoli per 3-2 allo stadio Diego Armando Maradona. Di Lorenzo, Lozano e Petagna hanno siglato il gol degli azzurri, rendendo inutili gli sforzi dei toscani che avevano acciuffato gli azzurri per due volte grazie alla doppietta di Bairami. Dopo comunque un pomeriggio iniziato in modo complicato, dal momento che l'ASL Napoli 1 ha posto in isolamento tre giocatori, l'allenatore ospite Dionisi e un magazziniere, grande prova comunque dei toscani, che comunque non a caso sono la compagine capolista in Serie B. Alla fine il risultato è stato comunque valido per il Napoli, che è riuscito a ottenere il passaggio del turno ai quarti. La compagine partenopea troverà la vincente della sfida tra Roma e Spezia, che è in programma il prossimo 19 di gennaio. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro Prima TG. L'appuntamento con la nostra informazione si sposta ora nel pomeriggio con l'edizione flash delle ore 18. Da parte mia, grazie per averci seguito e arrivederci.